has been raised to a standard of 8.3 to 1. Sono nato e ho sempre vissuto nell'Oxfordshire. Ho lavorato per Morris dal 1956 fino a quando non sono andato in pensione nel 2000. Sono stato testimone di molti cambiamenti. Prima le macchine venivano fatte a mano, mentre adesso è tutto automatizzato. Sono molto orgoglioso del fatto che la fabbrica di Oxford sia ancora in uso. A quei tempi lavoravo in quello che era chiamato il repair shop, l'officina, ed è stato allora che ho incontrato Alec per la prima volta. Non molti sanno che Alec ha lavorato su moltissimi prototipi, tra i quali anche delle mini cabrio nel 1961-62. Io ho lavorato su quelle macchine. Questa è la prima macchina di Alec Issigonis, la Mini Morris. È stata prodotta nel 1961 e ha raggiunto 1 milione di esemplari. È una vettura molto importante per questa fabbrica, perché ha segnato il successo dell'esportazione. Per questo l'azienda ha deciso di creare circa 400 pezzi in questo colore esclusivo, per poterli esportare all'estero, oltre che in Inghilterra, per fare in modo che tutti riconoscessero l'incredibile traguardo raggiunto dalla fabbrica. Ricordo che siamo arrivati al punto di produrre 6.000 macchine a settimana. Il massimo raggiunto, per essere precisi, è stato 6.200. Molte macchine erano destinate al mercato estero. Lavoravo come direttore responsabile della produzione. Dovevo assicurare che ogni settimana producessimo il numero di macchine definito. Non era una cosa semplice, perché la fabbrica non era particolarmente moderna, ma fortunatamente avevo un team meraviglioso che lavorava per me. Quando abbiamo costruito la Mini, ovviamente abbiamo avuto qualche problema ed era difficile convincere Alec che la colpa potesse essere anche sua, perché i pezzi li aveva disegnati lui. Sei tu che la devi costruire, non io. Ma alla fine era sempre molto disponibile.